Eccoci tornati con la tentativo di rifacimento fallito, tentativo fallito di rifacimento della Porsche. Fallito perché, più che altro perché non c'era possibilità di inserire le curvature dei fari fino a. Ho provato con 1800 fari diversi, ho cercato anche se c'era qualche modo da poter vedere, ma non c'è proprio nulla del fatto da fare. Eravamo rimasti con l'assetto, però sono tornati indietro, ho inserito il faretto e questo qua mi ha fatto venire in mente un'altra idea. Benché non mi dispiaccia il discorso di questo, che lascerei per ora fisso lì fisso, in modo che non si sposti, mi è venuto in mente che ci potrebbe essere questa soluzione qua da inserire qui, però vedo che anche questa ha la cornice. Ha la cornice e quindi non credo che niente, no, lasciamo stare. Niente, andiamo avanti. Allora, eravamo avanti, arrivati alle ruote, avevo stabilito la dimensione delle ruote. Andiamo a stabilire i freni. Davanti mettiamo un disco ventilato, 4 pistoncini da 2,50. Dietro mettiamo un disco solido a un pistoncino da 190. Allora facciamo più una frenata un pochino più confortevole e andiamo avanti. Manca la targa posteriore, manca la targa posteriore. Targa posteriore, che era, mi sembra questa, vediamo quale però ci va. Ok, ovviamente le dimensioni sono quelle che sono. Allora, qui sembra che si incagli bene con la cosa. Ovviamente va centrata, che non mi sembra che la sia, e ovviamente va come quella davanti, tedesca. Ottimo. Avanti, aerodinamica, nessuno. O gli diamo un po' di deportanza, un pochino, dai, glielo diamo. Qui gli diamo un pochino di stabilità in più. 85 e 75, un po' di raffreddamento ai freni tramite queste bocchette glielo diamo e un po' di qualità glielo diamo. Allora, ovviamente non so cosa intendessero questa fare qua, ovviamente fatto un po' di lusso, un intrattenimento di lusso, ricordiamoci che è un rifacimento. Servo sterzo, però mettiamoci un servo sterzo idraulico, controllo altezza non ce lo mettiamo. Andiamo a vedere un altro problema grosso che sono le molle. Mi metterei una idropneumatica, no, metterei o ad aria, aria no, progressivo. Progressivo adattivo, barre anteriori o passive, e andiamo. Qui mettiamoci un po' assetto sportivo e ovviamente non me lo fa abbassare, lo sapevo. Altro problema, alziamo tanto la qualità. Qui ci posso mettere qualsiasi cosa possibile immaginabile che non me lo fa abbassare. Devo andare a rivedere la geometria di
allora li mettiamo progressivo con ammortizzatore con gas. Ovviamente così è altissima la macchina, no? fuori strada. Niente, bisogna tornare dall'inizio. Andiamo a vedere se no, possiamo già avere un motore da andare prima al telaio. Allora qui mi dice che ho un minimo abbastanza alto, però perché non... Ah, è questo qua. Ovviamente è questo qua. Vedrai che ora dovrebbe andare meglio. Questo uguale. Questo uguale. E ora mettiamo un arco perso. Già vedo delle modifiche sostanziali. Peccato che mi abbia perso il colore dei cerchi. Quella che avevo cercato, perché mai cancellato il colore dei cerchi. Ok, questo va. Ok, diciamo che già così mi sembra abbastanza basso, forse anche troppo. Però più di così non si alza, ma va bene. Su sport me la metterebbe ancora più bassa, io la metto un pochino più alta. Mettiamo su comfort. Comunque sia una Gran Turismo, una macchina che può essere usata da tutti i giorni. Ok, andiamo a vedere. Se si potesse mettere a questo punto un faro. Vabbè, niente, vedere questi fari ancora continuano a non convincere. Ahimè. Pista di prova, andiamo a provarla. È un 3200 km all'ora, mi sembra una buona risultato, e un da 0 a 100 in 3,60 mi sembra un ottimo risultato, forse un pochino troppo. Sentiamo la tenuta, tiene abbastanza bene, un 19,86 è un risultato sul primo tratto di tutto rispetto. Io, a questo punto, cosa dire? Andiamo a mettere i login e provarla. Proviamola, no? Allora, vogliamo mettere qui IG. Qui. Tac, tac. Tac. Andiamo a vedere cosa stiamo combinando. Tac. Più basso, ok, andiamo dietro, tac 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 e tac. Ah, ok, diciamo che ci siamo, qui ci siamo, qui ci siamo. E andiamo a salvare, a nominare, la chiamiamo PC Ogger. Salva.
Saliamo, saliamo, attenti, andiamo a fare la foto diritto. Foto diritto la facciamo. Facciamo una piccola fabbrica, vai. Facciamo col muro dietro. Scendi. Allora, ora le danno bene, sotto camera, metto proprio la macchina. Devo sistemare la macchina, posso girarla. Dov'è la teletrasporta l'auto, no? Vado, l'ho disterzata. Un po' abbassati un po', ok, metti a fuoco la maglia, impostazione della camera, quel palo non ci piaceva niente, vai, stack, 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 via macchina. Girala, gira la ruota, girala, stack, e stack. Fatte, perfetto, fate le foto di dito, andiamo a esportarla. Il volante è a posto. Esportazione, finalizing export. A posto. Chiudi. Chiudi. Chiudi, chiudi e apri. E andiamo a provarla. Adesso andiamo a provarla sulla nostra autostrada. Poi facciamo un giretto nel circuitino di Autovision. È un po' che non faccio fuori strada. Se ce la fa qui, chi può fare un fuori strada economico? Poi ho visto un paio di silhouette, però sono un po' troppo vita anni 90, via. Allora, andiamo a cercare qui. Ho fatto dei casini perché ho sistemato delle macchine, ci sono degli spoiler tremendi qua. Ho corretto delle macchine, quindi alcune sono state riesportate da Automation nella sovrascritta, e altre invece non so per quale motivo me le ha messe doppie, quindi dovrò praticamente togliere tutte quelle che ho doppie e rimettere quelle altre. Allora, i fari funzionano, abbaglianti, le frecce
si vede o non si vede. Ah no, sì, sono al contrario ovviamente. Le frecce si vedono e come, anche se quando accendo una si accende anche perché quell'altra, vabbè, va. Allora, togliamo questo, qui vabbè, togliamo la freccia, non mi serve. Allora, il cambio intendete che è un cambio manuale. Andiamo sulla frizione, spostiamo il motore. Audio, praticamente il rumore ne viene qua. Vabbè. Andiamo. È un po' morbidina, eh? Mi sa che ci dovrò mettere delle caviale sospensioni, eh? All'ora, cambio 5 marce, 100, oddio. Sì, le sospensioni sono un pochino non da Porsche. Aiuto! Questa è strana. Allora, andiamo a sostituire immediatamente le sospensioni. Questa è strana nuova che non ho mai visto. Il motore mi sembra ottimo. È la tenuta che non ha. Voi non lo sentite perché non potete niente di sentire né vedere, ma in realtà ho il volante che cerca in tutti i modi di dondolare come se fosse. A bassa velocità va anche bene, vedete come beccheggia. Mi ricordo se ho messo le se l'avevo messo in comfort. Guardate come rimbalza. Che è talmente morbida che praticamente le gomme si buggano dietro e vanno a troppo male. Ok, usciamo, anzi no, così sperando che non me la sovrascriva. Esci. Facciamoci subito sta modifica alle sospensioni. Sì, devo comprarmi la sedia nuova, lo so. No, sì, non è la sedia, è il pistone della sedia che va cambiato. Un giorno lo farò. Perché non so, sto cercando un po' per cambiarlo, ma non vorrei, ce ne sono 8000 e non vorrei prendere una cata peggio di questa. Perché ho comprato questa sedia qui, solo che con il suo pistone originale, dopo un po' che ero seduto, praticamente mi sedevo
ero seduto per terra e quindi ho usato il vecchio pistone della sedia dell'IKEA di 15 anni fa che fa questo rumorino qua. Allora, Frogger, modifica, sospensione. Allora, forza frenante posteriore basso, vabbè, non interessa, auto tende a sovrasterzare, no, non è vero, sì, un po' sì, perché mi fai vedere, perché devi partire tutte le volte così, fatto, allora andiamo a vedere, sospensione, mettiamo, sport. Prima era comfort, sport, però leggermente più alto. Ok. Per il grip posteriore non posso farci nulla. Anche perché le gomme sono al massimo, quindi lasciamole così. L'offset al massimo, a posto. Speriamo che non me la duplichi. Altre cose che ho notato non c'era niente insieme, ma erano tutto a posto, sì. Perlomeno abbiamo cambiato musica, vale un po'. Allora, qui abbiamo visto, questo lo possiamo chiudere, questo lo possiamo chiudere, questo lo possiamo chiudere e questo lo possiamo aprire. In effetti sì, potevo andare a fare direttamente sul circuitino. Tanto il motore ho visto che funziona bene, cambio pure. Ma giriamo un po' lì, insomma, il circuito non lo facciamo. Facciamo due giretti in California con la macchina tedesca, targata tedesco, Dicemonia. Allora, meno male, no? Me la sono scritta. Sta fa? Qua. Allora, togliamo l'esco. Già mi sembra un po' più, eh? Mi ha bloccato il differenziale dietro. È tutta un'altra cosa comunque rispetto a prima, eh? Prima sì, perché ovviamente le ruote non sono larghissime, tendono un po' ad ondulare, no? Mamma mia. Thank you.
Quei due cose sono veramente due fare davanti, sono veramente. Vediamo se riuscirò adesso, se faccio una ricerchina, si potrebbe fare un restyling di questa macchina qui. E magari metterci dei fari più intonati, cioè di quelli tipo che si incastonano qua nella carrozzeria, tipo Boxster come avevo provato a mettere all'inizio e non ero riuscito a fare. Siamo tra sé posteriore, quindi andarci un piano col gas, perché insomma cavalli ci sono, e anche la coppia c'è. Sembra bassissimo. Oddio, 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 che sbaglio. Non conosco neanche la strada. Io direi che la macchina in sé per sé va abbastanza. Guardando si tende un pochino a. I freni frenano abbastanza, anche se entra anche un po' troppo l'ABS, un po' troppo presto. Significa che tende un po' troppo a inchiodare le ruote. Non c'ero mai stato. Ah, no, devo prima vedere. Sì, devo farlo già di là. E dopo la nostra morte ci salutiamo. Ciao ciao.